Mister Era, riparte il campionato con questa trasferta di Monopoli, subito un avversario di un certo valore per la Paganese. Sì, avversario di tutto rispetto, avversario ostico, un avversario che concede poco, hanno subito pochissimi gol, quindi merito dell'allenatore che ha conferito un'organizzazione di grandissima solidità, e quindi hanno un giocatore davanti che riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca, e quindi un banco di prova importante alla prima di ritorno, quindi banco di prova dove i miei ragazzi vogliono misurarsi con grande autorità. Mister, si riparte dopo la sosta, sarà utile anche per saggiare la condizione della squadra dopo quasi un mese di stop, anche in considerazione del fatto che la quota salvezza è ancora lontana. Sì, assolutamente lontana, il girone di ritorno è tutto un altro campionato, quindi bisogna tenere le antenne dritte e sapere che sotto si stanno rinforzando, ma noi guardiamo in casa nostra, abbiamo qualche acciacco, ma quelli che ci saranno sanno l'importanza della partita, come ho detto già prima, contro un avversario di valore. Non c'è Schiavino, fuori anche Campani, ha avuto anche un piccolo infortunio, poi da valutare i guadagni nel finale. Sì, purtroppo ci sono stati questi contrattempi, ma sono sicuro che chi sarà al posto di questi ragazzi che, ahimè, hanno avuto questi contrattempi si farà valere. Quindi contiamo sicuramente su chi ci sarà, perché sarà comunque un'opportunità per mettersi in evidenza al cospetto di soprattutto di Guadagni, che stamattina ha avuto un infortunio abbastanza anche balordo, beffardo, e quindi ci auguriamo che non sia nulla di grave. Mister, è un periodo un po' particolare con il mercato ancora in itinere, che sappiamo la Paganese aspetterà queste quattro gare prima di fare le sue valutazioni. C'è bisogno anche però di tenere in considerazione il pericolo giallo sotto forma di cartellini con una squadra che ha parecchi diffidati. Sì, abbiamo diversi diffidati, oltre al discorso infortuni, dobbiamo evitare che vi sia poi un sovraccarico, di cercare di gestire anche queste situazioni. Non sarà semplice, però abbiamo concluso il girone d'andata senza alcuno squalificato, quindi significa già è un grande segnale, tranne l'espulsione di Alberti a Caserta come somma di cartellini, una squadra che ha fatto i risultati ma ha mostrato anche una certa correttezza, segnale che la squadra ha la testa sulle spalle. Mister, ancora una volta c'è Scarpa che ha chiuso bene il girone d'andata e che si è preparato bene anche per l'inizio di questo ritorno. Potrebbe essere anche in vista, insomma, di queste gare ravvicinate un'arma in più. Ma Francesco sta bene, ha chiuso bene l'anno, si è allenato bene durante la sosta, quindi non voglio essere ripetitivo, un ragazzo che, tra virgolette, che è sempre da esempio per il gruppo, mostra comunque, non mostra la sua carta d'identità durante gli allenamenti e durante la partita, perché sprizza comunque energia a tutti i pori, è sicuramente un valore aggiunto per noi da poter sfruttare o dall'inizio o a gara in corso. Diop invece come sta? Diop sta meglio, ha potuto lavorare con regolarità in questi ultimi giorni, cosa che non faceva da un po' di tempo, e quindi è pienamente recuperato. Mister, come ha visto Khalil e Dramé, che sono i calciatori un pochettino sotto la lente di ingrandimento perché ci si aspettava qualcosa in più da loro, però sono stati frenati da vari intoppi fisici che ne hanno veramente frenato l'ascesa. Sì, anche loro hanno trovato una certa continuità, quindi ci auguriamo che possano essere loro gli acquisti di gennaio, che ci possono dare quel quid in più che non hanno potuto dare per ovvi motivi, fisici soprattutto, e quindi contiamo di poterli schierare con più continuità, in modo tale da per far sì che ciò avvenga, e devono crescere soprattutto dal punto di vista proprio della condizione, trovare quella continuità necessaria per poi farsi trovare pronti in partita. È andato via Lidin, numericamente a questo punto serve un altro elemento, a prescindere da quello che sarà il cammino della Paganese da qui alla fine del mese. Ma mi sembra che la società sia stata abbastanza chiara in merito, e il discorso di valutazione si farà dopo Francavilla, dopo queste quattro partite. È ovvio che io in particolare sono concentrato, io e la squadra siamo concentrati particolarmente sul terreno di gioco, ciò che avviene fuori a noi interessa relativamente. È ovvio che uno è andato via, qualche acciacco speriamo non serio. E ci è capitato in questo inizio d'anno che non è stato sicuramente positivo per noi dal punto di vista proprio degli infortuni, e quindi sarà anche questo oggetto di valutazione per poi
poter arrivare a una conclusione.